Rieccoci! E la roccia, ci rincontriamo! È la terza volta che lo dici! Pazienza. Finito. Sei proprio frenato qui al momento giusto! Ecco il punto esclamativo. Ho scoperto che in questa zona c'è qualcosa di cui si parla negli scritti antichi. Un cubo. Ecco, puntino. Che l'idea abbia lasciato i tesori per l'eroe che sarebbe venuto dal cielo. Puntino. Per un oggetto simile, esaedro della dea, credo sia un nome appropriato. L'ho inventato io. No, l'ho inventato io. Gli scritti antichi riportano qualcosa a riguardo. Se verrà visto alla luce della spada celeste, chi la brandirà verrà ricompensato. Roccia, tu possiedi una spada, no? Per questo vorrei che mi aiutassi con questi esaedri enigmatici. Fa qualcosa su, per favore. Ma qualcuno. Vuoi per caso qualcosa in cambio? E ho ottenuto una larva d'ape. Raffi non lo sapeva, ma ha appena guadagnato un oggetto. Raffi ha scoperto una cosa nuova grazie a me. Adesso non puoi più rifiutarti. Potresti dire no, ma non lo puoi fare. Questo è fatto di un metallo. Se era visto la luce la spada celeste, così puoi dire una cosa bla 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 bla. Non lo voglio neanche io parlare. Esattamente. Pigicon, come si chiama? Pigoron. Cos'è? Una patata con le braccia e le gambe? No, è un Goron. Oh, un altro tipo di, tipo quella specie di Boblin? No, è simpatico. Che palle, perché tutti i nomi così strani? Non possono chiamarsi Gigiollo? Gigiollo è un nome bello. Sono un Gigiollo. Sto facendo qua con un Darkrai, un uovo, un PG8, un Deoxys e un Mewtwo. Però PG8 usavo. Investilo con la spada celeste. Però c'è la macchina. Quindi dagli contro di. Investito. Ovviamente investito in quel senso lì. Perché sono molto argento? Ah, perché non sono mai andato a battere quel gay. Mi sono sempre dimenticato di andare a battere. Beh, non ho ancora voglia. Tutte le volte non ho voglia, non ne voglio neanche adesso. Bla bla bla. Molto interessante, fai. Io vado da Pigiolo. Sì, quella lì è la porta chiusa del santuario. Del Zafferanopoli. Comunque no. Ora, compagno l'istinto di sopravvivenza, non è qualcosa di cui vergognarsi. Quindi stai lì. Che figlio. Sì, tira la larva d'ape per incoraggiare. Hai già detto che servono scudo e pozioni. Puzzoni. Non chiamatelo vecchio. Bene, ora vecchio. Visto che vorrei iniziarlo. Ah, no, è vero. Visto che abbiamo. Ah, è vero. Abbiamo. Cioè, sì, è praticamente. Questa sarà la prima parte del tempietto della foresta. C'è anche lì? No, in realtà si chiama Tempio del Cielo. Tempietto del Cieletto. Con un Raikou dentro. Bene, questo d'ora in poi sarà il tempietto della foresta. Tempietto degli scassi, perché c'è. D'ora in poi sarà il tempietto degli scassi. Mi sembra che era un box che si chiama scassi. E poi c'è velocità. Forza e vuoto. No, velocità. Ciao Mike. Devo dire che è molto veloce. Shiny. Sì. Lo schifo. Con i trucchi ovviamente. Ah. Livello 5. Sì, è livello 5, poi c'è un Seki. Poi c'è un Seki, così. Sì. Ecco, lì c'è la prima porta chiusa. Trasferisco tutti, ma sì, ma tutti, trasferisco. Allora. È possibile usare il rivelatore, come sempre. Non ce la faccio. Io faccio sempre il lapsus che fa logico al contrario, però. Cioè? Lui doveva dire rilevare. Rilevare e io dico sempre il contrario. Dobbiamo rivelare il colpevole. Lo riusciamo a dire. Dobbiamo liberare.
Le misteriose tele senza ragno? Un artiglio di mostro! Poi semplicemente... sono su armi. Un pipistrello scarsissimo che solo all'inizio del gioco non riesce ad uccidere in un colpo. Bene, prendiamo le solite rupie delle palme da rupia. Poi ora qua... vediamo se riusciamo a colpirlo senza Marcos lì. Ce l'ho fatto, di solito salgo sempre. Se voi non ce la fate perché non avete mira, dovete stordire in questo modo la pianta. Ecco, in questo modo la pianta e poi salire. Ecco, qua c'è la stanza in cui sono rimasto fermo per 30 anni prima di capire cosa dovevo fare. Puntate l'occhio e iniziate a girare la spada. Sbrigati. E dopo un po', se lo fate abbastanza velocemente, penso, perché si incrociano gli occhi e potete andare avanti. È un occhio solo, come fa a incrociarsi? Non in quel senso, cioè... è un modo di dire. No, era la cosa più simile a quello sei che fa. Sei un fango pece. Mamma, Marco mi offende! È lo snob. Sono uno snob. Sì, forse quello è proprio. Come ti permetti? È vero, sono uno snob. Secondo me te costa livello 66. Bene, ora bisogna colpire una Shedinja. Qua. Shedinja. Merkel. Non bisogna colpire Shedinja. No. Una delle gemme solite da colpire con la fionda. E una invece è qua sotto. Ops. Io casualmente avevo visto prima questa e non riuscivo a capire come si entrava dall'altra parte, che era molto più facile da trovare. Ops. Dicevi ops per me. Grazie, che gentile. Ciao. Saliamo di nuovo. Ah, per nel caso voleste tornare indietro per prendere qualcosa, ci liberiamo la strada. E siamo qua. Scusa un attimo. Capito. Io no. No, non avevo capito una cosa. Ora dobbiamo entrare qua. Così a caso, non è che dobbiamo entrare per forza qua, potremmo anche entrare dall'altra parte. Ok, parte interessante, chiamiamola. Come non detto, la parte che non me ne frega. Ah, vi faccio vedere come uccidere le tarantole nel caso che voi. Dovete farle girare e poi dargli degli affondi. Le porte delle stanze da taraggio, bla bla bla. Le gemme. In basso, in alto, a destra, a sinistra. Benvenuti all'est. E anche qua c'è un'altra gemma che alzerà il livello dell'acqua. Dobbiamo colpire questa qua e quella nell'altra stanza. Così si stefeccia. Veramente serve per riuscire. A andare avanti, per andare verso il boss con la voce di questa, ecco. Non vi potevo dire di chi perché non abbiamo ancora fatto il video con lui. A proposito, quando è che si gira? Non lo so. Ma non lo so, intendi domani? Ecco, qua uccidiamo le tarantole. Sono riuscito a farmi colpire da una tarantola attaccata a una ragnatela. Non l'avevo notato. Non t'ha preso perché eri intrappolato? No, ma ha preso. Ecco, l'ho ucciso. Naturalmente. Ecco, ora, già che ci siamo, per voi prendo la mappa
che così almeno vedete un po' com'è questa. Fanculo. Ok, non prendo la mappa, comunque andando avanti di lì si può prendere la mappa nel caso non volete seguire la guida e volete andare avanti. Per i miei tempi voglia molto lunghi. Bene, a questo punto possiamo prendere la chiave e direi che è di qua, bisogna, sì, è di qua, salire qua sopra per prendere la chiave, per cui ci servirà battere non uno ma due occhi contemporaneamente. E qua in pratica, vabbè, dopo aver ucciso sta stupida tarantola, però tanto è una tarantola che ogni volta riescono a colpirmi le tarantole, tra l'altro. Ora bisogna, come al solito, far girare la spada finché non si incrociano, loro si distruggono e la porta si apre per prendere la spada. Sì, la spada, la chiave. Bisogna dire che spada e chiavi sono veramente molto simili. Bleh. Stai bene? No, perché di solito uno che dice blerp non è che stia molto bene. Sa, signor De Santis. Almeno questo è il mio parere. Poi bisognerebbe sentire i ricercatori URB e quelli Pampers. Bene, sì, direi che possiamo ancora prendere lo scarabeo. Bene, qua dovremmo affrontare il nostro primo nemico, leggermente più difficile, che però è sempre un semplicissimo nemico. Ecco. Oh, al terzo tentativo sono riuscito a colpire la nostra bellissima gemma. Mi chiedo perché ho messo il C-Night sulla telecamera e me ne accorgo solo ora, però lasciamo stare. Ed ecco che affrontiamo il nostro nemico leggermente più forte. In pratica è questo scheletro, però è abbastanza facile. Bisogna stare attenti a quando ha le spade incrociate, perché significa che ci sta per colpire. Ah no, strano. Ecco, se lo colpiamo quando ha le spalle incrociate, ci vuole colpire. Però noi siamo abbastanza intelligenti da ricordarci di stare più attenti. Sono riuscito a ucciderlo. Ecco, e ora, visto che abbiamo ucciso il nostro caro scheletrino, siamo bloccati dentro. Bene, non si è aperta la porta. Voglio uscire. Voglio uscire, questa porta non mi piace. Voglio uscire. Perché? Voglio uscire! Sono bloccato dentro, apritemi! Perché non si è aperta? Non lo so! Stai facendo dirlo. Voglio uscire! Voglio uscire!